Salve a tutti, io sono Resler e benvenuti ad un nuovo episodio della campagna di Kostaltin. Allora, come potete vedere qui stanno arrivando, anzi sono arrivati ben tre eserciti di Sigvald, c'è anche un piccolo contingente della Legione del Caos, questi Nargol che danno sempre fastidio, hanno un alto stack, e qui ci sono i ribelli Norska usciti fuori dall'insurrezione alla Torre Krak che anche loro danno fastidio. Oltretutto qua c'è un altro esercito di Sigvald, insomma. Qua stiamo pieni zeppi di nemici. Qua non è che la situazione è tanto meglio perché la Silvania ha tre eserciti. E insomma, stiamo ben pieni, come sempre, siamo ben pieni di nemici da affrontare. Non è per niente facile come cosa. Allora, io voglio un attimo capire con Elena che cosa si riesce a fare. E vorrei provare ad eliminare questi due eserciti. Non so se ci riesco, però noi abbiamo un sacco di unità oro. Loro stanno anche in marcia forzata. Se avessimo l'attacco fulmineo, e ce l'abbiamo, facciamo così. Reintegriamo. E se si fa così, non ci arriviamo. La faccia, mannaggia, 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 non ci arriviamo. Vabbè. No, nel senso che è assolutamente un problema per il prossimo turno. No. Vabbè. Questo patriarca, beh, qua dobbiamo potenziare un po' di cose come sempre. Il mentore non te lo voglio dare. Bah, vai di carica devastante. Tu, cos'è sta roba? Saggezza della madre, esperienza del personaggio 15%, permette attacchi magici. Attributo per gli vigore per i cavalcaorsi. Bello questo. Questo è bello, perdita di vigore ridotta per i cavalcaorsi. Dammi questo, va. Attributo ranger, crescita più 8. Sono belle cose, però voglio continuare a potenziare le abilità magiche. Ha bisogno dell'attacco fulmineo. È un po' zarina, le serve sempre il patriarca che sta arrivando qui. E io vorrei fare una cosa. Vorrei mettermi qui. Ok, in modo tale da non far restare Elena da sola in caso di battaglia. Beh, non so se ci riesco, però vabbè. Tempio di Heimgel, ripariamolo. E cos'altro c'è da riparare? Ah, forte Braslav. Ok. Allora, vediamo un attimo qua. Jecic. Proviamo a fare le mura. Questo non penso che mi serve più, gli edifici dei patriarchi, perché ormai sono tutti quanti andati. Vitevo, Vitevo, Vitevo. Vabbè, Vitevo la possiamo potenziare, l'Ostland. Ok. Magazzidir Kulaz. Dai, investiamoci questi soldi, dai. E qui Karak Dum. Beh, le mura direi di potenziarle assolutamente. Dal punto di vista diplomatico c'è sempre Gemri, non c'è nient'altro. La pace con i discepoli delle Fauci, 29 insediamenti, Scrag. Porca miseria. Vabbè, mo adesso che arriva il turno di Sigvald sono dolori, ci daranno mazzate con la pala. Meno male che quegli insediamenti ho iniziato a fortificarli edificando mura. Ungrim, dimmi tutto. Ora, non so perché le relazioni diplomatiche stanno scendendo nei tuoi confronti. Qual è il problema? Condannano?
Trattati firmati con la Sirvania, trattati con eccetera eccetera eccetera, ci manca solo che questo mi dichiara guerra, sto nano del caspo. No, è perché veramente non servono a nulla. Questo mi ha attaccato. Cioè. Ah, va bene. Figlio mio. Figlio mio. Ma che è sta roba? 1, 2, 3, 4 eserciti. Allora, la risoluzione automatica io la prenderei tutta la vita. Cioè, perdo soltanto 3 unità. Cioè, no. Non so come sia possibile, perché secondo me se la gioco non la vincerei mai nella vita, una cosa del genere. Ho la tentazione di giocarla. Però la perderei. Allora, so che qualcuno di voi sta pensando: "Ehi, simula, 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 risoluzione automatica, simula tutta". Però ragazzi, allora, effettivamente simularla significa un po' usare i cheat. Però dai. Dopo tutto quello che ci sta capitando, cittare un pochetto, tra virgolette, ci sta anche. Quindi io direi di prenderla questa risoluzione automatica perché vale oro. E reintegriamo. No, vabbè, la risoluzione automatica folle. Qua Zavastra cadre. Cadre. E ah, caspita, Forte Giacova. Ah. Questa vorrei sinceramente provare a farla, perché secondo me non vinco, la posso vincere, cioè è molto difficile vincere questa battaglia. Lo so, anche livellati, però proviamo a giocarcela. Poi magari mi dice bene. E la vinco e riesco a difendere Forte Giacova, altrimenti pazienza, niente da fa. Spero di riuscire a mettere in condizione gli stealth di sparare. Vabbè, ma che poi gli stealth, se mi fanno fuori i Wargulf, che sono pericolosissimi, sparano un po' sulla cavalleria, il gioco è fatto. Cioè, non. Perché le guardie dei tumuli comunque sì, possiamo farcela contro le guardie dei tumuli. Ma il problema sono le unità mostruose e soprattutto sto cavaliere del sangue, che mamma mia. Allora, poi questo è anche un insediamento abbastanza semplice da difendere, perché ti metti qui. Dobbiamo soltanto stare attenti ai pipistrelli. I pipistrelli che arrivano da qua, che è la loro unica unità volante, e poi il gioco è fatto. Noi possiamo anche fare così. Ok. Ora, per quanto riguarda gli strelzi mettiamoli qua. Gli arcieri qui per il momento. La cavalleria più indietro. Ma qua ci iniziamo a mettere una torre da 900 e il gioco è fatto, possiamo iniziare. Non mi sono dimenticato unità, vero? No. Va bene. Allora, ho fatto questa disposizione perché voglio provare a sfruttare le munizioni di tutti i nostri corsari corazzati, cioè fargli danno con le pistole. Che là c'hanno sulla potenza di tiro, insomma, sono messi bene. Cioè, ma come fanno i pipistrelli a fare tutti questi danni ai corsari corazzati? Cioè, ma c'hanno 30 di forza dell'arma, 25 attacco corpo a corpo, questi 51 di difesa corpo a corpo, 80 di armatura, ma rendetevi conto che danni che prendono. Magari ci sarà anche un po' di fuoco amico con le frecce, ma porca miseria, gli ha tolto mezza vita. Cioè, ma vi pare normale una cosa del genere? Cioè, boh. Io davvero non lo so. I pipistrelli cosa riescono a fare.
Faccio la torre di livello 5. Penso che la farò anche qui la torre di livello 5, perché tanto i punti vampiro sono lentissimi. Quindi perderemo gli avampo, perderemo i punti di controllo, però alla velocità di una lumaca zoppa. In altre parole. Vabbè, stanno entrando. Non faccio neanche le barricate. Non me ne frega proprio. E questa è a velocità per 3, eh. Poi la lentezza fatta fazione con TMP. Oddio, secondo me in Argolo sono ancora più lenti di conti. No, non lo so, cioè, dovrei vedere un po' le statistiche. Comunque Conti Vampiro e Nargol se la giocano. Questa è buonissima per noi, sta cosa. Viene l'orda nemico da solo. Questa è buonissima, sta cosa. Che rigenerazione questa. Di salute al secondo. Vabbè, questo mettiamolo corpo a corpo. No, no, vi spara Warwolf. Eh sì, perché tanto un po' di HP li perde, lui è isolato. Questa è una cosa buonissima. Per noi è veramente buona sta cosa, ma non stai scherzando. Ok, possiamo mettere velocità per 3. Vabbè, lui usa anche 20 di magia per curarsi, ma va bene così, non... No? Ok. Vedete, io questo dicevo che con le pistole poi gli facciamo danno. Ok, voi attaccate corpo a corpo. Voi attaccate corpo a corpo. Bello, e l'orde che si è suicidato. Voglio vedere se mi stronzi, mi fa ridere sta cosa. Voglio vedere se piazzando qua gli stealthy si riesce a dargli un angolo di tiro per sparare. Il Warwolf sta morendo. Qua iniziamo a debuffarmi un po'. Oh, è vero, posso fare l'altra torre di livello 4 qui. Va bene. Il lord nemico qua intanto è quasi morto. Dai, è arrivato a questo punto. Considerando loro quanto sono lenti, io questi costari corazzati li metterei qua di spalle, più o meno. E qua ce la stiamo gestendo. Bello sti Warwolf che sta per morire. Mettetevi alle spalle. Sta maledetta cavalleria. E anche quei corpo a corpo. Eliminate questi cool delle crypt. Eh sì, perché tanto sono unità che là non ci fanno niente, cioè. Non stanno a fare niente. Ok. Cercate di eliminare le ombre dei tumuli, che quelle sono pericolose. Stronzi! Stronzi! Che voi rimarrete un po' impaninati. Immaginavo che non era una bella idea. Ma questi poveri costari corazzati mo vengono impaninati pesante. Non li dovevo muovere da quella posizione. Ho sbagliato. ci ho voluto provare. Ho detto vabbè, come va va. Ma stanno arrivando molto qua sul fianco destro. Stronzi. Secondo me è meglio che vai corpo a corpo tu, bro. Gli strezzi mettiamoli qui. C'è una cosa, mandiamo avanti anche una cavalleria. Il boiardo mettiamolo un po' più qui. Vedi se riuscite ad attaccare questi errori delle crypt, magari. Ok,
sento sparare un po' gli strelzi, ma in realtà è un'illusione, cioè, non lo so. Vabbè, buttati nella mischia, vai, boiardo. Voi sparate a questi, vai. Belli, il danno sulla guardia dei tumuli, va bene. Vabbè, poi a questo punto andate corpo a corpo, tanto mi dà tanto. No, 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 no. Rimanete in posizione. Attaccate loro. Voi andate avanti. E attaccate questi. Ok, bene. Usate i vostri proiettili. Eh beh, insomma, sono bei danni. Vabbè, lanci scheletrici. Qua li baffiamo. Ok, andate corpo a corpo. Voi fatevi dietro. Stealthy a sparare niente, eh? È una cosa. Stiamo chiedendo troppo. Qua intanto stanno per cadere. Io direi di mandare qui la cavalleria. Sì, no, guarda, questi qua dovrebbero essere tutti morti. C'è una torre livello 4 qua sotto. Dovrebbe sparare in continuazione e non mancare mai sta torre. Ecco appunto. Meno male. Ok, così qua davanti reggiamo un altro po'. Sto boiardo. È surreale che questa unità di ombre dei tumuli che non muore. Cioè. Ma sai che ti dico? Che, allora, tu metti di qua. Proviamo a mettere gli strezzi qua un po' più sul lato. Perché magari in diagonale riusciamo a fare qualcosa. Riusciamo a sparare un po'. Ah, poi ci stanno sti tre arcieri. Ragazzi, è una bella cosa. Ma sparate tutti quanti su sto gruppone. Non siate timidi, su. Esatto. Sentivo qua un po' il rumore di archi. Mi mancava. Quindi gli stealthy qua sul lato riescono a fare danno alla guardia dei tumuli, che poi è l'unità. Sparate un po' alla guardia dei tumuli. Ce l'avete un po' di visuale di tiro? No, non siamo. Adesso sì, ma picco un po' di visuale di tiro ce l'avete, eh? Sparate. Forza, strelzi. No, niente da fare, però. Si sono offesi, si saranno offesi per tutte le volte che li ho chiamati stronzi. Vabbè, si chiama stronzi da soli. Poi alla fine che pretendete? Sti stronzi. Vabbè. Boyard of Kislev. Sons of Kislev. Attaccate corpo a corpo, forza. E qua continuate a sparare. Niente da fare, gli strelzi non sparano. Questi saranno le sole libere. Mamma mia, che palle. Senti, il boiardo, facciamolo, portiamolo via perché non sta messo proprio bene. Non ci muoiono. Quanto reggono. Mettiamo un po' velocità per due, va? Perché tanto non è che devo dare tutti sti comandi. Poi se vedo che la situazione un po' si agita, metto di nuovo la velocità standard. Qua sta guardia dei tumuli dovrebbe morire. Ora vai, quello delle cripte, un 200 HP, cioè. Questi sono tornati. Venitene qui.
sono andati a dare manforte a questi. Ma quelli si curano anche, questi stron. Il fatto è che si curano. No, qua stiamo per cedere. Guarda quanto si curano! Morite! Una cosa surreale. Ok. Qua sparate. Ok, questi sono tornati. Cioè, è incredibile. I ghoul delle Crypte con 80 HP. Quanto caspita hanno tankato per via della rigenerazione. Una cosa surreale, guarda. Ok, questi stanno tornando. Ma intanto si sta menando. Per quel che rimane. Adesso un mucchio di ossa putrefatti, dai. Ok, finalmente. Qui forza. Mettiamo velocità per due. Massacrateli. E qua ci sono ancora 6 unità che stanno ferme, babbo. Ma questi dovrebbero morire. Una cosa, spostati. Così vi spara. Così loro sparano. Hanno visuale per sparare. Viviamo l'emozione di vedere finalmente gli stealth che sparano in questa difesa. Cioè, allora. Non mi dire che li devo andare a prendere io questi. No, vabbè, ragazzi, dai, li devo andare a prendere io perché questi non si muovono. Oh, signore. Ma stiamo scherzando? No, vabbè, dai, ragazzi, cioè, non è possibile. Cioè, voglio morire, guarda. Mamma mia, le difese di questo gioco. In generale gli assedi. Mamma mia. E sono anche pericolosi. Sono orrori, cavalieri del sangue. C'è un bel carro. Ma cosa mi tocca fare per difendere un insediamento? E li potrei attaccare anche solo con le torri, in realtà. Boh. Metto le torri. Secondo me se gli sparo loro comunque attaccano, cioè aggrediscono, perché non è possibile che non... Au. No, non reagiscono proprio. Ma non lo so, ma si sono buggati, si sono... Ma perdono HP. Proviamo con loro. Ma secondo me si sono buggati. Perché no, sì, gli HP li perdono. Poi si rigenerano subito. Sti schifosi. No, ma com'è frustrante affrontare conti vampiro. Beh, dipende dalla fazione, dalla razza che giochi. Però in questo caso è proprio frustrante giocarci conto. Ecco, mo stanno arrivando. Land is back.
Allora, fai una cosa. No. Ma no. Sì, vabbè. Si muovono in base a come dicono loro. Questi tranquilli che si curano. Cioè, ma una cosa. Sì, vabbè, la torre che spara addosso a un'altra torre. Io, guardate. Cioè, a me viene da ridere perché è talmente surreale una cosa del genere. Le torri che fanno, che si fanno fuoco amico a vicenda. Cioè, io veramente. Roba che se lo racconti la gente non ci crede che esiste un gioco progettato così male, ma. Questi stanno di nuovo a 700 HP, ne avevano 200, porca miseria. Aspetta, vediamo se riusciamo a eliminare il carro. Se sparano sti strelzi. Niente, non ne vogliono proprio sapere di sparare. Si mettono là a guardare quanto sono belli. Eh sì, da bello, voglio. Non so come fare per spararli, sinceramente. Ma mettiamo qua. C'hanno la cavalleria addosso. È completamente inutile. Cioè, non servono proprio a nulla in questi casi. Questi sono sempre vivi. Si curano più dei danni che prendono, ovviamente. Ecco. Queste sono le unità da polvere da sparo di Warhammer 3. L'assedio quanti minuti? 32. Vabbè. Sì, vabbè, uccideteli, cioè sono completamente inutili. Cioè, veramente. Sono di una vergogna totale le unità di polvere da sparo su Warhammer 3. Fanno veramente. E oltre l'orribile. Cioè. Vabbè, qua se li combattiamo tutti quanti corpo a corpo dovremmo vincere. Cioè, sarà la battaglia infinita. Cioè, per difendere. Cioè, vedete quanto può essere frustrante sto gioco soltanto per difendere un cazzo di insegnamento. Andiamo bene perché loro hanno l'anti-large, quindi dovremmo riuscire a vincere. Facciamo fuori prima il carro e poi i cavalieri del sangue. Vabbè, no, facciamo fuori prima i cavalieri del sangue. Se si riesce, fate una cosa, distaccatevi. Ok, attaccateli alle spalle. Voi bloccate il carro. Il boiardo gli facciamo attaccare il carro. È rimasta solo l'unità di cavalieri del sangue. Beh, voglio sperare che vinciamo. Questi anche si rigenerano. Si rigenerano tutti quanti. Spellboiardo via. Vabbè, niente, sta scappando. Si curano tutte quante le unità di punti. Mamma mia. A 400 uccisioni. Si cura troppo, va nerfata sta cosa. 0.10 al secondo è un'enormità per un'unità che 110 d'arma e 59 di difesa corpo a corpo. Oh, meno male che abbiamo gli arcieri con le lance che hanno l'antilarge e quindi li bloccano, però. Cioè, questi vincono. Cioè, perdere una difesa del genere. 500 uccisioni. Cioè, ha distrutto un esercito intero. Vince l'unità di cavalieri del sangue. Io veramente non ci voglio credere. Con gli strelzi che non hanno sparato un colpo. Cioè, non ci voglio credere. No, vabbè, ragazzi, io sinceramente. In ogni caso, la campagna non,
La serie la finivo al prossimo episodio perché qua non ci sono possibilità di vittoria. Ma io sinceramente dopo questo anticipo la serie, anticipo il finale perché mi sono veramente stancato di vedere queste cose. Cioè, non, questa è una razza che se non la cancelli, la devi proprio. Cioè, no, cancellare conti vampiro è eccessivo. Però la rigenerazione o la elimini e la togli proprio per tutti quanti Lord e per tutte le unità, oppure la nerfi a tal punto che se è 0.10 deve essere al massimo 0.2, 0.3 proprio a essere buoni, perché se tu metti 0.10, no, 0.2 sarebbe di più in realtà, cioè dovrebbe essere 0.02, 0.03 al massimo, al secondo, cioè ma rendetevi conto qua di cosa stiamo parlando, cioè questo ha ammazzato 548 unità da solo, è un esercito 548 unità. Si curava in continuazione. Cioè, ma viene. Cioè, e gli è resuscitato a questo a questi mezzo esercito. Cioè, se tu non hai delle magie del fuoco, attacchi magici, attacchi di fuoco, i conti di vampiro non li batti mai. Una cosa allucinante. No, ragazzi, veramente. Io dopo questa. Cioè, la serie penso proprio che la finiamo qua. Non mi va neanche di farlo l'ultimo episodio perché non veramente sono talmente è talmente frustrante giocare contro i conti vampiro che non, la campagna, quello che mi potevo offrire me l'ha offerto. Sono andato contro tutto il mondo del caos, tutti i regni del caos hanno deciso di dichiararmi guerra e tutte le fazioni dell'ordine sono state praticamente distrutte. I nani gli sto sul cazzo e non mi hanno mai dato una mano. Sicuramente, allora, nel corso della campagna se... è chiaro che io ho fatto diversi errori. Potevo giocarla in modo sicuramente migliore. Soprattutto potevo gestire meglio l'assedio che ho fatto a Pinnacoli di Cristallo per eliminare Archeon. Non ho tryhardato, cioè nel senso non ho giocato seriamente. Ho voluto fare una campagna piuttosto chill. E in una campagna del genere poi vieni punito se giochi in modo chill, perché devi tryhardare, devi fare determinati stack. Dovevamo fare stack di patriarchi, in altre parole, e dovevamo fare stack di cavalcavorsi. Dovevamo giocare di più sui piccoli grommi, in questo caso soprattutto contro i conti, cosa che non ho fatto perché a me preferisco fare eserciti vari. Però ripeto, le mie composizioni non sono neanche un problema. Il problema è proprio è stato come si è sviluppata questa campagna, che sia chiaro, io per conto mio se la giocassi questa campagna la potrei tranquillamente vincere, ci metterei un po', però la vincerei, cioè c'è la possibilità ancora di vincerla. Però siamo veramente stati sfortunati con la Bretagna distrutta da Grommi il Pancione e dalle legioni dei tumuli di Kemmler, la Silvania che con Kemmler e Festus distruggono le fazioni dell'impero, io che praticamente rimango da solo. È andata così e preferisco portarvi sinceramente qualcos'altro dal prossimo video. Ora, io stavo vedendo anche, vorrei portarvi un City Builder, magari non fare una serie lunga 30 episodi di questo City Builder, però fare qualcosa che per cambiare un poco, per non portarvi subito immediatamente un'altra campagna, quindi fare una serie anche soltanto di una, non lo so, ma una serie piccola, 8-9 episodi, massimo 10 di questo City Builder, e con i pinguini è sfiziosissimo. Comunque ragazzi, grazie per avermi seguito. E nel complesso comunque abbiamo visto un po' tutto quello che poteva offrire la fazione della Grande Ortodossia, abbiamo visto tutte le unità, comprese le unità nuove, abbiamo approfondito le meccaniche, tutti gli edifici sono stati fatti e ci possiamo comunque ritenere abbastanza soddisfatti, perché poi alla fine per fare la vittoria lunga ci mancano giusto 10 insediamenti, l'armata dell'Apocalisse che ha solo un insediamento, le legioni del caos ne dovrebbero avere 3-4 e comunque le abbiamo mazzolate a dovere, e i fecondi che hanno giusto quei 2-3 insediamenti che stanno qua, c'hanno 3 insediamenti, quindi 4 insediamenti, però niente di che, cioè, nel senso che non è che ci mancherebbe, non è che in termini numerici non è che ci manca molto per la vittoria lunga, ci siamo andati abbastanza vicini.
E quindi nel complesso comunque la ritengo una bella campagna, un po' frustrante, un po' sfortunata per come, ripeto, un po' sfortunata per come è andata la situazione qua nelle zone imperiali bretoniane, però vabbè, può capitare. Ragazzuoli, io vi ringrazio per avermi seguito, insomma iscrivetevi al canale se non l'avete fatto, ci vediamo al prossimo video, ciao!